Un presidio. Da domani presso il Tribunale di Arezzo e venerdì 28 aprile uno sciopero generale di 8 ore di tutti i lavoratori. Questo è stato deciso al termine di un'assemblea di fronte allo stabilimento Fimer di Terranova Bracciolini in provincia di Arezzo. L'avvertenza che va avanti ormai da 1 anno e mezzo non si sblocca. La crisi finanziaria che sta attraversando l'azienda al momento non trova soluzione. Di logica ne ha sempre avuta poca, perché un'azienda che è dentro processi di transizione energetica. Cioè la Fimer o comunque questo stabilimento è rimasto l'unico in Italia a produrre inverter fotovoltaici e in Europa credo siamo rimasti in due, poi sono andati tutti a produrre in Cina, in Oriente o comunque non in Europa. Questa mattina l'incontro con un rappresentante del CDA che assieme a sindacati confederali e istituzioni si è seduto ad un tavolo per rispondere alle preoccupazioni di tutti, risposte al momento che non consentono di mettere la parola fine all'avvertenza. Qui ci vuole la concretezza, perché qui ci sono famiglie, persone che campano solo con questo stipendio. Cioè, siamo tante persone che in casa entra solo questo stipendio, è una garanzia, è una vita che lavoriamo qui dentro e ci sta sbriciolando, proprio ci va via il futuro, proprio la certezza di tutto. Due i fondi di investimento che avrebbero presentato la loro offerta per rilevare l'azienda. I due nomi che sappiamo, ma che diciamo non c'è una conferma ufficiale, sono un fondo che si era già avvicinato tempo fa, che è Clementi, e l'altro fondo, che è quello che alcuni fanno risalire direttamente, è soggetto McLaren, altri ci dicono sia una finanziaria e si occupa poi dopo delle politiche della McLaren, che è Greybull, che avrebbero presentato l'offerta esclusiva vincolante. Dopodiché, se sono entrambi affidabili, ma qualcuno aveva già scelto in precedenza un fondo, non si capisce perché siamo di nuovo nella fase dove si è perso questa affidabilità e in un'altra tempistica si rimettono in discussione tutte e due, perché se no ci sono degli elementi che a noi sfuggono. Presso il Tribunale di Arezzo è in atto una procedura di concordato. Entro il 28 aprile l'azienda dovrà comunicare quale delle due offerte è stata accettata. Nell'ordinanza che ha emesso il Tribunale c'è che la proprietà e il CDA debbano esprimere un parere sulle due offerte. Ma se questo non avviene, se questo non avviene, io non vi do la sicurezza che il tribunale si possa pronunciare o imponendo un'offerta piuttosto che un'altra, o amministrazione straordinaria o fallimento. Io mi auguro che il tribunale prenda una posizione. L'unica cosa che noi possiamo fare come organizzazioni sindacali e lavoratori è quello di mettere il tribunale nella condizione di poterlo fare, come andando sotto al tribunale.